Sta registrando? Sì, ok. Ragazzi, dire che sono spaventata è poco. Io sono davvero stra spaventata. Quello che è successo oggi è incredibile. Di certo nel nostro canale succedono spesso cose incredibili, ma questa non era davvero mai successa prima. Bene, come sapete, da un po' di tempo a questa parte nella nostra vita era entrato un pesciolino rosso di nome Five. Quando a un certo punto, quando io ho toccato l'acqua che era nella sua boccia, il pesciolino è sparito ed è arrivata la lettera del signoresse che diceva delle cose strane, tipo: oh, ti stai chiedendo dov'è il pesciolino? Bene, Five è dentro di te. All'epoca io e lui avevamo riso, avevamo detto: oh, che stupido, dentro di me, ma cosa vuole dire? Il pesciolino è in te, ma questo è pazzo, ci vuole spaventare, inventa le storie. Bene. Non credo che fosse tutto inventato, perché oggi ho avuto la certezza che è tutto vero. Cioè, adesso vi faccio vedere tutto per bene, ma non so trovare le parole. Mi sembra davvero qualcosa di fuori di testa, ma lo devo dire. Mi sono trasformata in una sirena. Volete vedere? Volete vedere? Una pinna. Tararara! Una pinna vera e propria, guardate! Ho anche questo qui. È la collana con le conchiglie. Io non ho mai avuto una collana del genere. Vi spiego. Io mi stavo semplicemente facendo il bagno. Ero nella mia vasca da bagno. Quando a un certo punto, boom, ho visto una luce e sono diventata così. Ragazzi, questa è follia. Ma sto sognando o cosa? Vediamo, mi tiro un po' i capelli. Aia. Sì, è la verità. La triste verità. Non sono più una persona normale, ma sono un pesce. Un pesce, sì. Un pesce, P-E-S-C-E. Pesce, fish. Sono Five. Sì, sono Five. Mi piaceva così tanto quel pesciolino che adesso sono diventata lui. Non riesco a muovermi con questa cosa. Cerco di alzarmi ma non riesco. La mia vita è cambiata. Io non sono più una persona normale. Pensate quando lo racconterò in giro. Tutti mi prenderanno per pazza. Aspettate. Forse non dovrei raccontarlo in giro. Forse tutte le persone mi allontanerebbero. Chi vorrebbe stare con un pesce? Sembrerei una strega. Che poi non parliamo di questi capelli. Ma che capelli sono? Sì, sono i capelli delle sirene. Con l'acqua marina diventano così. Sono capelli di sale che io odio. Guardate, sono tutti crespi. È una sensazione stranissima quella che provo, ma stranissima, molto strana. Non so cosa fare. Tutti nella propria vita sognano di diventare una sirena. Ma probabilmente perché nessuno lo è mai diventato veramente. Adesso che io lo sono, provo la sensazione più strana del mondo. È come se avessi un'unica gamba, come se io camminassi con uno stampello. Guardate, è tutto un blocco. Poi mi sento umidiccia, viscida. Appunto, sono un pesce. E poi questa retina di mare è veramente scomoda. Sì, la sensazione che provo più di tutte è la scomodità. Ma adesso bisogna concentrarsi. Io devo capire cosa fare con lui. Non posso dirglielo. Se gli dicessi che sono diventata una sirena, probabilmente lui mi lascerebbe. Chi vorrebbe stare con un mezzo pesce? Mi prenderebbe per pazza. Direbbe: oh mio Dio, ma cosa ti è successo? Devo assolutamente far finta di niente. Ma come faccio a far finta di niente? Sono così? Ho tanta paura, non so cosa fare. È ufficiale. Bisogna trovare una soluzione. Ma non si può trovare una soluzione se prima non si conosce a fondo il problema. Dobbiamo capire come mai io mi trovo in questa situazione. Quindi Sofì, ragiona, ragiona, ragiona. Pensiamo, come ho fatto a diventare così? Ok, sì, sarà una maledizione del signoresse. Il nostro acerrimo nemico, quel maledetto. Questa me la pagherai, signoresse, no davvero. Stavolta penso che tu abbia superato ogni limite. Comunque, sì, è una sua maledizione, ci ha mandato la lettera, quindi assolutamente è farina del suo sacco. Ma ci sarà stato un momento in cui io ho preso queste sembianze, un momento specifico in cui tutto è avvenuto? Quale può essere? Ripercorriamo un po' la mia vita negli ultimi giorni. Cos'è successo? Quando ho avvertito qualcosa di strano? Aspettate, sì! La sensazione più strana che ho avuto negli ultimi giorni è stata proprio quando ho messo il dito nella sua boccia. Vi ricordate? Avevamo visto quella luce e poi Five è sparito. Quindi tutto questo ha a che fare con l'acqua. Ma certo, se ci pensate poi adesso sono così proprio perché stavo facendo il bagno nell'acqua. Quindi
Io divento una sirena, un pesce, quando sono a contatto con l'acqua. E se la matematica non è un'opinione, se io uscissi dalla vasca piena d'acqua, tornerei normale. E quindi nessuno si accorgerebbe di niente. Non mi resta che uscire dalla vasca. Ma come faccio? Non ho due gambe, ho un intero blocco con una pinna. Sarà veramente molto complicato. Ai, che difficoltà. Aiuto, devo scendere. Oh, ah, ah, è veramente molto molto complicato. Au, 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 au. Mamma mia, cadrò sicuramente. Più che un pesce mi sento una scimmietta. Ok, ok, ok. Ok, Sofì, forza, forza, forza. Non ci riuscirò mai. Sofì, tutto ok lì dentro? Ciao Lily, sì, tutto ok. Che stai combinando? Sento un casino. Niente, sto provando una nuova bomba da bagno. Ok. Arrivo. Ragazzi, devo fare più piano. Ovviamente non avevo considerato che lui lì fuori sta sentendo tutto. Quindi... Una lettera? Cosa avrà da dirmi adesso quel maledetto del signore? Leggiamo, guardiamo cosa ha scritto. Ah, caduta la lettera. No, ok, è ufficiale, devo uscire. Devo cambiare tecnica. Ok. Ciao ragazzi, sono uscita dall'acqua. Se ve lo state chiedendo, ho ancora la pinna! Ancora la pinna! Sono ancora una sirena. Ma leggiamo la lettera. Ok. M-m-m-m-m-m. Eh? M-m-m-m-m. Ma cosa vuole dire? È impazzito. È il linguaggio dei pesci. Ma-ha-ha-ha-ha. Carciofina se ne guai, firmato signoresse. Ah, che divertente. Mi scrive m-m-m-m-m-m. Supererò anche questa. Intanto sono passati già dei secondi e sono ancora così. Non è proprio cambiato nulla. Guardate in tutta la sua bellezza. Però se devo dirla tutta è molto bella. Bei colori, signoressa, è ottima scelta. Ma adesso che succede? Mi sento veramente strana, ho i brividi. Brrr. Ah, che freddo. La coda sta iniziando a tirare. Aiuto, perché fa così? Perché si muove così tanto? Non ci credo! Non ci credo! Ragazzi, sono tornata normale! Guardatemi! Con delle vere gambe! Gambe che si muovono così! Ed è bellissimo avere le gambe! Una e due! Coscia, gamba, ginocchio, piede! E la 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 la! Sono troppo contenta, sono tornata in me! Quindi ragazzi, avete visto, non appena sono uscita dalla vasca, dopo un paio di minuti sono ritornata così, normale. Di sicuro ancora dovremo scoprire un sacco di cose, quindi mi raccomando, voi seguiteci, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi nessuna delle nostre avventure. Io intanto adesso esco dal bagno, e vado da lui perché sicuramente si starà preoccupando, è più di 2 ore che sono chiusa qui in bagno. Ah, e mi raccomando, acqua in bocca. Come un pesce. Deve rimanere un segreto tra me e voi. Lui al momento non deve saperlo. Io vi mando un bacione gigante e ci vediamo domani con un nuovo video. Mua, ciao!